Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la Sala San Francesco, un luogo che è molto caro ai tanti fedeli e figli spirituali che aspettavano qui il passaggio di Padre Pio che tornava nella sua cella oppure andava verso la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Oggi qui per raccontarvi un giorno un po' triste per la vita di Padre Pio. Siamo nel 1961. Padre Pio doveva compiere a maggio 74 anni. Era il 22 di febbraio. Qui in convento arriva un domenicano, Padre Paolo Philippe, che diventerà poi cardinale. Lo racconta il padre guardiano, che era all'epoca padre Rosario da Liminusa, che scrive: venne Monsignor Philippe, consultore del Santo Uffizio, sappiamo segretario della Sacra Congregazione per i religiosi, dicendogli che aveva il mandato della Santa Sede di interrogare Padre Pio su questioni molto delicate, sulle quali era personalmente interessato proprio il Santo Padre. Non gli specificò l'argomento sul quale verteva quella inchiesta, però, scrive Padre Rosario, ricordo che dopo il colloquio Monsignor Philippe, che stette qui una giornata, tornò a Roma soddisfatto. Infatti lui disse a Padre Rosario: sono molto soddisfatto di quello che ho saputo da questo breve colloquio con Padre Pio. In realtà furono due colloqui, uno in mattinata, poi un altro nel pomeriggio. Cosa accadde? Si trattava di una missione segretissima durata un solo giorno, il 22 di febbraio del 1961. Il padre domenicano andò a contestare a Padre Pio tutte le accuse che venivano riportate nella cosiddetta relazione Maccari, Monsignor Maccari, che era stato qui a San Giovanni Rotondo nel luglio del 1960. Accuse pesanti, compresa quella sull'immoralità di Padre Pio. E Padre Pio stesso subito diceva: è falso, è falsissimo, lo dico davanti al Signore, io non ho mai baciato una donna e soprattutto non ho neanche baciato mia mamma, non le ricambiavo i baci che lei mi dava perché credevo far male a mia mamma. Per Monsignor Philippe non bastò. All'accusato non servì neanche spiegare la ragione del suo modo di sbattere lo sportello del confessionale e di rifiutarsi di sentire certi pentimenti con aspri rimbrotti. E Padre Pio continuava: io faccio così in coscienza, quando vedo delle anime che non vengono qui per confessarsi ma per parlare di tante altre cose faccio così. Non fu utile neppure la rassicurazione di Padre Rosario da Liminusa fornita all'inviato della Santa Sede, che contestava la negligenza di Padre Pio per non impedire il culto sulla sua persona. E Padre Rosario disse a Padre Paolo Philippe: Padre Pio è una persona semplice, non è furbo, non gli piace essere così considerato come un santo, è piuttosto indifferente a questo culto. È vero che si lascia baciare la mano, ma la gente usa farlo con tutti i sacerdoti. Poi egli stesso bacia la mano volentieri a tanti sacerdoti. Padre Paolo Philippe, non convinto di tutte queste spiegazioni ricevute, tornò a Roma con una intima convinzione di non essere riuscito a convincere il frate sotto inchiesta dello sbaglio, secondo lui, della sua condotta, della necessità di cambiare. Quindi la conclusione di questo giudizio di condanna fu questa. Padre Pio, scrive Monsignor Philippe, lo scriverà in una relazione nei prossimi giorni, è apparso come un uomo di un'intelligenza limitata, ma molto astuto, ostinato, un contadino furbo lo ha definito, che cammina per la sua strada senza urtare i superiori che ha di fronte, però non ha alcuna voglia di cambiare. Questo è quello che è emerso, è quello che andò a decretare lo stesso Monsignor Philippe, che poi aggiunse: Padre Pio è passato insensibilmente da manifestazioni minori di affettuosità ad atti sempre più gravi addirittura. Quello che ne emerse fu un vero e proprio giudizio di condanna nei confronti del Santo Frate Cappuccino. Innanzitutto vi furono dei suggerimenti, la sospensione delle confessioni, così come vi fu l'altro suggerimento della sospensione della Santa Messa e in ultimo quello dell'opportuno trasferimento di questo frate da San Giovanni Rotondo.